Tempesta sulla SASI, la società abruzzese per il servizio idrico integrato che è al centro delle polemiche politiche. Consiglio d'amministrazione da rifare, concorsi illegittimi, tariffe aumentate in modo anomalo. Il centrodestra nei giorni scorsi, tramite i suoi falchi, ha gettato nello stagno delle polemiche ogni sorta di sasso per far rumore mediatico. Mistificazione ed ambiguità è solo un assalto alla diligenza di una società che da 2 anni chiude in attivo i propri bilanci. I veri interessi in gioco sono altri e tutti a danno della collettività. La denuncia è di Camillo D'Alessandro, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Un assalto fatto di mistificazioni e non verità che nascondono il reale obiettivo che ha il centrodestra in questo territorio, e cioè dopo che la SASI per 2 anni consecutivi chiude il bilancio in attivo e non in debito come negli anni passati, vogliono aprire di fatto la porta della SASI ai privati, in più in generale alla privatizzazione dell'acqua. Perché le contestazioni che fanno sono contestazioni a volte di totale falsità, a volte una sorta di mistificazione. Non c'è in campo il tema del rinnovo del CDA, perché questo CDA più volte in assemblea dei soci ha portato il tema del rinnovo e più volte i sindaci del centrodestra hanno chiesto il rinvio di questa decisione. Perché? Perché è chiaro che avevano bisogno di che intanto un consiglio di amministrazione mettesse a posto i conti per poi aprire, a mio giudizio, ad altre operazioni che attengono a una scelta politica diversa dalla nostra, e cioè la presenza dei privati nella gestione dell'acqua. Ciò lo potrebbero fare benissimo per effetto di una norma approvata a livello nazionale.